Buongiorno, io sono Nicodemo Fabiano e noi questa mattina vogliamo dare continuità a questo tempo di leggere la parola di Dio insieme. Leggiamo la Bibbia insieme. Se non hai mai letto la parola di Dio, questo è il luogo giusto dove tu puoi accedere a questo tesoro meraviglioso per la tua vita. Gesù Cristo ha detto: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Questa è una parola che rende libero il tuo cuore, che dà speranza e forza per la tua vita, che illuminerà il tuo futuro e già oggi il tuo presente. Noi stiamo leggendo il libro della Genesi e quest'oggi noi leggeremo il capitolo 3 e il capitolo 4 del libro della Genesi. Quindi vieni con me per leggere la parola del Signore. La parola di Dio dice, Genesi capitolo 3, versetto 1. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi di Dio e il Signore, appunto, che lui aveva fatto. Esso disse alla donna, come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna, no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto e ne mangiò e diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse, «Dove sei?» Egli rispose, «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». Dio disse, «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose, «La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato». Dio il Signore disse alla donna, «Perché hai fatto questo?» La donna rispose, «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Allora Dio il Signore disse al serpente, «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno». Allora alla donna disse, «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te». Ad Adamo disse, «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché è stata madre di tutti i viventi. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì.
Poi Dio il Signore disse, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la sua mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, e ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino di Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire via dell'albero della vita. Genesi capitolo 4. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse, ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Avvenne che dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anche dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino, perché ti sei irritato e perché hai volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il tuo volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te. Ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. Il Signore disse a Caino, «Dov'è Abele, tuo fratello?» E gli rispose, «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?» Il Signore disse, «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Ora, tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra». Caino disse al Signore, «Il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua presenza. Sarò vagabondo e fuggiasco per la terra, così chiunque mi troverà mi ucciderà». Ma il Signore gli disse, «Ebbene, chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte più di lui». Il Signore mise un segno su Caino perché nessuno, trovandolo, lo uccidesse. Caino si allontanò dalla presenza del Signore e stabilì nel paese di Nod, a oriente di Eden. Poi Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Quindi si mise a costruire una città, a cui diede il nome di Enoch, dal nome di suo figlio. A Enoch nacque Irad. Irad generò Meuiael. Meuiael generò Metusael e Metusael generò Lamech. Lamech prese 2 mogli, il nome di una era Ada e il nome dell'altra Zila. Ad Ada partorì Labal, Iabal, che fu il padre di quelli che abitano sotto le tende presso le greggi. Il nome di suo fratello era Iubal, che fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto. Zila, a sua volta, partorì Tubal-Cain, l'artefice di ogni sorta di strumenti di rame e di ferro, e la sorella di Tubal-Cain, che fu Naama. Lamech disse alle sue mogli, Ada e Zila, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire, sì, io ho ucciso un uomo perché ha ferito, e un giovane perché ha contuso. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Adamo conosce ancora sua moglie ed ella partorì un figlio che chiamò Set, perché ella disse, Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele che Caino ha ucciso.
anche a Sette nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Parola del Signore. Questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Leggi con me tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, la parola del Signore. Mandami le tue richieste di preghiera. Ogni giorno dalle 7 del mattino abbiamo un tempo di preghiera, un tempo di intercessione per la tua vita. Mandami le tue richieste di preghiera al 340-237-9339. Che il Signore ti benedica.